Scendiamo un pochino d'altezza, ma non troppo, per parlare della mania molto diffusa delle donne di comprarsi scarpe dai tacchi talmente alti che poi devono addirittura seguire un corso specifico per poter imparare a camminare. Elisabetta Falciola. Tacchi sempre più alti, scarpe da domare, trampoli sotto i piedi. Moda e passerelle in tema di calzature sembrano essere sempre più tiranne, imponendo immagini di donne bioniche, di corsa su scarpe impossibili dalla mattina alla sera. E se il tacco 12 impera, ecco che nascono corsi e stage per imparare a camminare sui tacchi. Il primo debutta a Milano nella settimana della moda, con tanto di diploma finale. Ma vivere sui trampoli quanto può far male? L'abbiamo chiesto ad uno specialista. Il nostro piede nasce per un appoggio plantigrado, quindi non per appoggiare solo sull'avampiede e avere un sovraccarico di una parte e quindi un tacco estremo, sicuramente altera i carichi del piede. Ma se il tacco piace, nonostante difficoltà e rischi, c'è una controtendenza in crescita, quella delle scarpe super tecnologiche, suola arrotondata, camminata oscillante e nomi complicatissimi, che promettono di proteggere dal mal di schiena, aiutare nella postura, tonificare i muscoli e molti altri miracoli, veri o presunti. Un buon uso della muscolatura degli arti, come viene fatto su una scarpa che ovviamente ha un appoggio basculante più instabile, permette di un miglior utilizzo dei muscoli degli arti. Queste scarpe vengono vendute prevalentemente come panacea per il mal di schiena. Pare siano amatissime dai tenori perché aiutano ad aprire i polmoni per il canto. Sono comode e se prima erano bruttine e molto tecniche, ora sono diverse le aziende che si specializzano in modelli più sofisticati e modaioli, per un mercato in forte crescita e sembrano aver conquistato anche le donne. Perché se non slanciano come un tacco 12, pare tonifichino come un'ora in palestra e si oscilla ma non si cade.